quella posizione là, un po' innalzato. Poi in epoca longobardo carolingia questa prima chiesa viene demolita, ne viene costruita una seconda, allargando un pochino anche il vano. Vedete che l'abside era in quella posizione, mentre nella longobarda carolingia c'era questa parete. Questo secondo edificio crolla, viene demolito, non si sa bene, e ne viene costruito il terzo di epoca ottoniana, che secondo me è l'attuale. Viene costruito questo edificio, la terza chiesa, con il materiale di riutilizzo della demolizione della Villa Romana, perché i ciottoli e i mattoncini sono il materiale di demolizione. I mattoncini non sono laterizi, mattoni fatti apposta per fare questo tipo di muro, ma sono dei frammenti di endici, cioè delle tegole del tetto romano, utilizzati, spaccati, utilizzati e messi a spugna di pietra. Praticamente vedendo questo muro si vede un po' la continuità storica della villa. Però quindi possiamo dire che fino a quel muro lì fino, esatto, fino a questa quota praticamente. Fino a questa. Poi le altre quote sono dovute a, diciamo, lo stesso materiale, questi nuovi edifici, perché in epoca longobardo carolingia l'abside allargano i muri, la chiesa, il vano della chiesa, però l'abside la allungano anche, perché praticamente abbiamo costruito un abside in quella posizione. Noi ci siamo fermati lì perché era quasi impossibile, diciamo, ottenere di spostare la balaustra, spostare maggiore e tante altre cose. Al di là che ci volevano soldini, tempo, romani siamo più o meno quella quota. Si vede anche a occhio il pezzame del ciotto che è molto diverso. Invece le quattro sepolture sono queste, questa è la prima cripta, esatto, tutta la navata centrale, e erano quattro grandi sepolture. Vengono fatte nella seconda metà del Cinquecento e fanno un po' il disastro queste sepolture, queste cripte, perché le hanno scavate di una quota maggiore in profondità rispetto alla quota della villa romana, per cui anche volendo scavare non ci sono più le tracce della villa, perché hanno tolto tutto. Tra l'altro, per creare il vuoto delle cripte hanno portato fuori il pieno, cioè hanno portato fuori del materiale pieno di frammenti di ceramica, di vetro, di affresco, di tutto quanto. Purtroppo non sappiamo dove hanno portato questo materiale. Magari il pollaico di affreschi non li abbiamo trovati, non lo so. Questo materiale di recupero verrà esposto nell'attuale sacrestia. La sacrestia verrà adibita praticamente a piccolo antiquario. Verrà esposto anche il frammento di pavimento mosaico che abbiamo trovato vicino all'ingresso della chiesa. C'era un vano pavimentato tutto a mosaico che è stato praticamente rovinato dagli stessi romani per costruire un altro pavimento in cacciopesto sopra, ma i romani era normale alle volte, diciamo, spaccare e riutilizzare i pavimenti a mosaico perché li macinavano e cucevano, facendo a casa. Tessere di mosaici. Se pensiamo a quello che facciamo noi, questa fortuna, siccome la soglia d'ingresso avevano delle lastre di pietra, quelle non le hanno toccate, e allora sotto le pietre è rimasto questo frammento. Sono 2 metri per circa mezzo metro di larghezza, è già stato messo su un pannello, perché era quasi impossibile lasciarlo sotto, diciamo metterlo sotto vetro come pietra. Lasciarlo sotto senza vederlo è un peccato, per cui il funzionario ha dato il permesso di poter fare lo strappo e metterlo sul pannello. Lo vedremo poi nell'antiquario, ma assieme ad altri frammenti di ceramica, di vetro, di marmi. Scusa, quel quadratino più scuro c'entra qualcosa? Come sì, se avessero questi bruciato? Questi sono i resti della cenere dei carboni dell'ultimo focolare, perché la mia casa veniva prodotta all'esterno dell'ambiente. Poi tramite un condotto fatto con taveloni veniva incanalata in questa direzione qui, questa posizione. Cioè quella cenere quanti secoli ha? Questa cenere è probabilmente 1500 anni, però. Perché se è l'ultimo focolare, qui siamo
forse anche di più. Siamo verso la fine del 400. Okay.